TV Esplora e Anna e ci troviamo nel nostro angolo, nella nostra rubrica dedicata all'economia e finanza del Friuli Venezia Giulia. E ci troviamo in una location particolare perché siamo in un laboratorio, ci troviamo nella sede di Friuli Innovazione, un'azienda che ha fatto della tecnologia, dell'alta tecnologia e ha fatto la sua bandiera. E io mi trovo in compagnia del Presidente, del Dottor Stefano Casaleggio. Grazie Presidente per aver accettato il nostro invito a concederci questa intervista. E mi ha fatto di strada in questi anni, in questa azienda, ne ho fatta tanta e mi piacerebbe anche capire con lei di percorrere un po' le tappe più salienti di questa crescita, perché adesso noi viviamo in tecnologia, qualche anno fa è un po' diverso, sì. Però voi eravate comunque, anche qualche anno fa, un passo fino a avanti. Diciamo che questa è una struttura storica per il territorio, ha una quindicina d'anni di attività con varie evoluzioni, come è necessario che sia. Inizialmente era un parco scientifico e tecnologico, cioè con l'idea di unire ricerca pubblica e ricerca privata negli stessi luoghi. E questo dava la possibilità di creare della contaminazione. Poi nel tempo questo modello sta evolvendo e adesso noi abbiamo un piano di sviluppo futuro, che abbiamo già cominciato ad implementare, in cui invece l'elemento fondamentale è quello di avere dei luoghi di sperimentazione congiunta tra imprese che possono venire a conoscere una tecnologia, provarla prima di investire, lo chiamiamo test before invest, e poi successivamente decidere se quella tecnologia può essere integrata nei processi produttivi acquisendola alla fine di un percorso, oppure andare da un terzista e farsi fare quella l'applicazione di quella tecnologia attraverso chi ha le macchine e lo fa come servizio, oppure decidere che non serve. Quindi il nostro ruolo è partire da quella che è la sensibilizzazione, è un percorso a più tappe, in cui alla fine l'obiettivo è avere deciso se quella tecnologia è adatta per me, è adatta per la mia impresa. Ogni impresa ha delle caratteristiche diverse. Qui adesso siamo in un laboratorio che è quello dell'additive rapid prototyping, quindi tecnologie che partono da polveri, tecnologie che quindi non sottraggono materia per costruire il manufatto che vuoi fare, ma partono da una polvere e l'aggregano attraverso modalità tecniche differenti, vari tipi di materiale, in modo da costruire forme diverse. L'obiettivo è ripensare il design, questo è l'obiettivo finale. Non è riprodurre ciò che ho pensato per fare in maniera tradizionale, ma è cogliere l'occasione con una nuova tecnologia di poter ripensare la funzionalità del mio prodotto, il materiale con cui lo sviluppo, e poi lo faccio fare a queste macchine e poi lo finisco e poi dopo lo integro nel mio ciclo. È un salto quantico, è un cambiamento importante. Allora è necessario prima dire c'è, secondo avere un laboratorio dove provo, perché oggi come oggi un investimento sbagliato non se lo può permettere quasi più nessuno, parliamo soprattutto della piccola e media impresa, e quindi questa struttura che si chiama Friuli Innovazione, che è una struttura a capitale significativamente pubblico, ha questo ruolo di favorire l'introduzione e la conoscenza di nuove tecnologie, provarle per evitare, perché questo è l'obiettivo di fondo, si pensa così di dare maggiore competitività al territorio. Questa esperienza nasce 4 anni fa, oggi siamo pronti per aprirla e oggi avremo il primo open day pubblico con tante imprese che vengono da noi, perché adesso abbiamo delle offerte, abbiamo un percorso definito e possiamo instradare il cliente per capire con lui se ci sono delle componenti della sua produzione che possano beneficiare di questa tecnologia. Ecco, io vorrei soffermarmi su una cosa che mi ha colpito moltissimo, ne parlavamo anche prima, il fatto che voi potete essere un faro che illumina un po' la strada delle aziende in questo modo, delle nuove tecnologie, e anche il fatto stesso che voi adesso state creando una rete importante, perché ci sono dei soci che si sono avvicinati, per i quali voi comunque vi scambiate esperienze, date dei consigli, ne ricevete, perché poi ognuno può portare qualcosa di importante, no? Quindi si crea un po' questo fil rouge fra le aziende e fra questa importante realtà del territorio, che può dare tanto, ma può anche ricevere idee, cioè c'è questa bella apertura, si dice adesso no, fare rete. Ecco, voi state un po' portando avanti quello che è un po' il sogno, no? Diciamo che questa è una strategia regionale. Friuli Innovazione è un attore di questa strategia.
la strategia ha due pilastri. Uno è la specializzazione, quindi basta generalista, non serve. Le nostre imprese, quando hanno bisogno di interventi qualificati. E quindi devi scegliere le aree di specializzazione e poi collaborare, perché nessuno è in grado di fare tutto. L'innovazione è un campo da gioco così ampio che riguarda elementi culturali, elementi tecnologici, applicazioni. Quindi quello che importa è che ogni attore di questa rete decida un'area di specializzazione e cerchi di essere bravo nel fare quello, ovviamente collegandosi ad altri componenti anche esterne, consulenti, partner tecnologici che diano una soluzione a 360 gradi. Parallelamente deve far parte di una rete. La rete c'è, voluta anche dalla regione, si chiama IP4 FVG e Friuli Innovazione ne fa parte, in una logica di collaborazione con partner che hanno altre specializzazioni. Allora, se un'impresa viene da noi e capisce dopo poco che la parte tecnologica sì l'ha risolta ma vuole risolvere un altro problema, noi la instradiamo al partner corretto che possa dare servizio. Quello che conta è che l'impresa alla fine abbia una risposta. Ecco, parliamo anche di questo piano strategico. Questo è un piano strategico importante che ha dei pilastri. Sì. Possiamo un attimino approfondire questo argomento che è molto interessante? Allora, il primo elemento è quello, sono già le due cose le ho già anticipate, specializzazione e collaborazione. Nelle aree di specializzazione abbiamo questo tema della manifattura additiva e della prototipazione rapida, perché sono due aspetti complementari che coinvolge dalla progettazione e design di un componente fino alla sua realizzazione. Poi abbiamo un secondo elemento che ci interessa molto, che stiamo sviluppando, che è la parte di innovazione di processo legata però a tematiche, adesso non voglio usare parole complicate, di edge computing e cloud readiness, cioè vuol dire che la piccola e media impresa si trova di fronte a dire come gestisco i miei dati, come li integro con dati esterni. Sono tantissime tematiche, ci sono tanti operatori territoriali che sanno fare questo, ma spesso c'è una difficoltà di trovare domanda e offerta, e quindi noi abbiamo questo ruolo e anche qui avremo un laboratorio in cui potranno venire a provare con applicativi loro o con applicativi di terzi e vedranno e troveranno cosa vuol dire fare investimenti in questo campo in modo da evitare errori. Poi abbiamo anche due invece aree di specializzazione che invece sono più di tipo metodologico, meno tecnologico. Uno è l'accesso alla finanza di progetto. È un mondo enorme di potenzialità e possibilità, ci vuole un esperto che ti instradi, che riesca a scrivere il progetto, che costruisca la rete dei partner e poi arrivi a vederlo a risultato. E infine abbiamo un'iniziativa speciale che declineremo nelle prossime settimane sul tema delle start-up, cioè delle nuove imprese, sia per fare un monitoraggio in modo da capire meglio il nostro territorio che necessità e che cosa sta producendo, ma soprattutto annunceremo fra qualche settimana un'Academy per le nuove imprese, cioè un percorso che consente ai nuovi imprenditori di rafforzare alcune aree su cui inevitabilmente si hanno delle difficoltà. Uno magari ha un'idea di business o sa fare delle cose, però magari ha difficoltà a parlare in inglese, a presentarsi, a capire come scrivere un business plan. E con l'Academy è un modo per dare una conoscenza diffusa. Quindi, come vede, in ogni area ci sono delle specializzazioni, queste specializzazioni sono complementari, perché qui per esempio arriva un'impresa che decide di fare delle prove di tecnologia, poi vuole sviluppare un nuovo prodotto con questa tecnologia e ha accanto un collega, il nostro altro gruppo di colleghi che può scrivere il progetto perché lui possa farlo cofinanziare con fondi. Quindi c'è proprio un supporto in toto, cioè partendo da un'idea che può avere un'impresa più giovane, meno giovane, viene qua e trova tutti i supporti, perché è importantissimo questo, che molte volte le imprese non sanno a chi rivolgersi, non sanno come muoversi, invece bisogna sapere che c'è questa realtà che sostiene proprio questo tipo di progettualità, questa innovazione, e che adesso questa sarà la strada del futuro. Ma io credo questi sono tutti i temi che possono essere messi sotto il cappello innovazione aperta o open innovation, che vuol dire collaborare, trovare competenze, trasferire conoscenze, formarsi e collaborare. E collaborare con lo scambio di cui parlava lei prima, quindi anche noi impariamo molto dall'impresa e trasferiamo quello che conosciamo.
poi c'è la rete e c'è un trasferimento incrociato. Quindi se vuole è un po' un modello a buccia di cipolla. C'è un nucleo qui che sa dare risposte perché ha scelto le aree di specializzazione in modo che ci siano delle sinergie. C'è una rete esterna con cui interagire per le parti che noi non copriamo e poi c'è questo scambio di open innovation in cui qui si creano le condizioni perché siano le imprese tra di loro a trasferirsi le conoscenze. E questo succede, finora lo abbiamo fatto come test su grandi imprese, adesso vogliamo fare un test e portarlo sulla piccola e media impresa. Perché? Perché le grandi imprese sono venute qui, allora tu fai delle prove di stampa su un materiale perché hai capito come lavorarlo e poi, senza nessuna violazione dei vincoli di segretezza, trasferisci una parte di queste conoscenze che hai alle altre aziende che sono qui. E questo si chiama programma di affiliazione. Quindi per noi vuol dire avere un affiliation program in cui le aziende dicono: non trasferisco segreti, nessuno deve portarsi via i miei segreti, ma collaboriamo, per cui se io ho scoperto qualcosa, la metto a disposizione di voi. È un pezzo di capitale intellettuale che viene riutilizzato rapidamente. Questo non siamo noi a tutti, è direttamente l'impresa con l'impresa. E allora così. E diventa anche più bello, perché comunque ci si scambia. Quando riesce è grande soddisfazione. Sì. Ecco, parlando di un'ultima domanda che ti prende, perché abbiamo parlato di imprese, di nuove imprese, di giovani. Adesso i giovani non è più come una volta, no? Si aspettava questo visto, adesso i giovani si reinventano ogni giorno, pullula dei giovani imprenditori. Da dove arrivano questi giovani imprenditori? Dalla scuola. Sì. E quindi, ecco, la domanda che mi viene spontanea, sicuramente voi avrete anche a livello di scuole, dei progetti, dei coinvolgimenti, delle idee, perché proprio dai giovani, dalle nuove teste che nascono queste cose. Allora, questo è uno dei del piano strategico, noi non ci occupiamo direttamente di formazione, ci sono tante strutture. La formazione accademica lo fa l'università che ha dei laboratori con cui siamo sinergici. La formazione, diciamo, delle scuole tecniche superiori, che ci siamo in collegamento diretto con le scuole, perché noi qui vogliamo portare quello che chiamiamo hands-on, le mani sulla mano. Sei stato in aula, hai capito come fare, adesso vieni qui a vedere il pranzo, che non è esattamente la stessa cosa. E quindi questi programmi che stiamo sviluppando, per esempio con il DPS Marigliani abbiamo dei corsi per dire qualcosa diciamo di concreto, perché se queste tecnologie prenderanno vite, lo potranno fare non solo perché le hai diffuse, ma perché hai dei professionisti che le sanno applicare. E quindi è tutto interesse di non solo coinvolgere l'impresa, ma anche di coinvolgere il più presto possibile l'insegnamento, cioè la parte che fa la didattica strutturata. Perché così, dopo anni, quando avranno finito il loro ciclo, saranno dei tecnici pronti per fare l'ultima parte di sviluppo, che è quello in impresa, della propria conoscenza. Ma hanno le basi. Allora, mettere insieme i programmi della formazione canonica con poter lavorare su macchine da mezzo milione di euro, perché poi alla fine fa un po' la differenza, un conto è lavorare su una stampante in ABS da 800 euro, un conto è lavorare su una macchina come queste che abbiamo qui, quelle che lavorano metalli, e beh, fai un salto anche lì. Di qualità. Perché poi c'è tutta una parte di applicazioni software, che sono quelle che ottimizzano dall'idea concettuale fino alla realizzabilità in quelle macchine, che richiedono ulteriore formazione, perché sono software molto complessi, dotati di algoritmi di intelligenza artificiale, perché ti aiutano a capire qual è l'obiettivo. L'obiettivo è fare una cosa più leggera, con meno uso di materiale, e già questo è più forte e, diciamo, più sottile. Quindi il valore di queste tecnologie è un utilizzo più cosciente di un materiale, per esempio in questo caso, ma poi sui dati c'è un'altra, sono altre tematiche, ma diciamo questo è non solo l'introduzione ma poi l'affinamento di impresa. E questo è molto bello, perché si sa che passare dalla teoria alla pratica, come dice il Presidente, c'è un mondo, ed è bello che si possa assaporare, entrare in questo mondo grazie anche a queste importantissime realtà che la Regione offre a livello imprenditoriale, per imprenditori, al servizio degli imprenditori e soprattutto che lavora con gli imprenditori.
Purtroppo noi abbiamo un tempo tiranno, perché ci sarebbe tantissimo da dire, e ancora io rinnovo l'invito al Presidente del Polo dell'Innovazione, del Dottor Pallaleggi, noi ci dovremmo vedere questo. Sarà un piacere. Perché ci sarà ancora tanto da dire e noi vogliamo tenervi informati, perché queste sono le realtà che fanno proprio da traino quello del tessuto imprenditoriale. E noi vogliamo, come testata giornalistica, sostenere proprio queste iniziative e queste realtà. Grazie Presidente. Grazie a lei. Grazie ai nostri ascoltatori e di averci seguito, e alla prossima.